molto, è molto ricca di caverne naturali, anche di notevoli dimensioni, e di acqua qua dietro. La borgata non ha una cappella sua, forse è l'unica in queste zone. Però sulla piazzetta sorge un pilone votivo dedicato a San Giuseppe. Il primo edificio che si incontra è la chiesetta, costruita su una rupe a Monte delle Case. Risale alla metà del 1700 e fu iscritta nel registro già nelle nostre chiese da Monsignor Pocchetti nel 1778, dedicata alla Santissima Trinità. L'altro patrono della borgata è San Firmino. Questo qua era un vescovo di Uzes, ricordato dal calendario l'11 ottobre, di cui si sa soltanto che partecipò al concilio di Orléans, in un piccolo dipinto posto sul muro di una casa che poi troveremo dopo la chiesa sulla vostra destra. È rappresentato appunto ai piedi della Vergine e ad accanto un letto avvolto dal fuoco, testimoniare forse la sua protezione in occasione di quell'incendio. Scendendo la stradina che porta verso le abitazioni, si può ammirare una bella vasca in pietra dove zampilla ancora l'acqua di una sorgente, il forno per il pane ed un singolare edificio che reca inciso sul frontone della porta la data 1621. Era una clovateria dove si forgiavano i chiodi per poi essere utilizzati sui portoni famosi in legno. La borgata ha la caratteristica struttura a valva, chiusa dai recetti medioevali una stradina, in passato anche chiusa da un portone in legno. La si percorre da est a ovest in un susseguirsi di scale in pietra che ora salgono e ora scendono per intrufolarsi nelle case o nei fienili. Numerosi architravi e stipiti in pietra di notevole dimensione e bellezza testimoniano l'abilità costruita da queste popolazioni. La tradizione fa risalire la nascita di questa borgata all'epoca del tuchinaggio, giustificandone in tal modo la caratteristica costruttiva. Pensate che il tuchinaggio nella Valle Soana ha durato per più di 200 anni, quindi è stato debellato all'inizio del Novecento. Quindi non parliamo più di mafia del sud, perché niente stasia un male. La presenza di un mulino per granaglie sul basso, che purtroppo non possiamo vedere perché allungheremmo di troppo, utilizzava l'acqua del Soana opportunamente incanalata per far girare la sua macina, avrebbe favorito l'aumento della popolazione del borgo e migliorato il tenore di vita dei residenti. Alla presenza di questa attività sarebbe legato il soprannome agli abitanti di questa borgata di Papotte, dato appunto a questi borghigiani perché avevano sovente, mangiavano le pappe di farina nella loro alimentazione. I resti del mulino sono visibili. Da Raie, seguendo un percorso un po' più difficoltoso, si potrebbe poi raggiungere Paris e Rubel, che sono le ultime due frazioni in questo canalone. Fontana. È una fontana, pensate, i nostri vecchi l'hanno fatta tutto a scalpellino, pezzo per pezzo, pensando alla miseria che era una volta. Attualmente a fare quello è veramente una cosa incredibile. È sempre stata, è del 1600 e più, 1606, c'è la data sopra. E vicino alla termine della data c'è due bozze fatte così. E io ho chiesto, ma come mai c'è due punti così nella vita? E mi avevano spiegato che una volta lì portavano da bere gli animali. E allora per scacciare la fama degli animali, per scacciare il malocchio, lì avevano fatto quelle due borchie con una discesa che scende giù. Quando uccidevano qualche gallino, che mettevano il sangue e lo facevano correre giù da quella piccola scrittura che c'è. Se voi vedete, è là nella scrittura, c'è tutto quello. Per dare togliere il malocchio, perché gli animali riuscivano a vivere meglio. E nacque una volta. E stavano qui alla sera a riposarsi un po'. Però già una volta c'erano i delinquenti, c'era i corpi, e avevano chiuso questa porta. Qui c'era una porta che si chiudeva, e la chiudevano e loro stavano al riparo, senza avere delle sorprese. E questo, c'è un armadio dove tenevano per difendersi. Il fucile non l'avevano, ma avevano degli strumenti che adoperavano se c'è qualche
d'uno entrava in questa zona, potevano difendersi. E si sedevano tutto qui, tutto attorno, e facevano la solita chiacchierata e la solita fumata. Ecco, e poi di qua, ogni entrata va a finire in un alloggio. Tutti gli alloggi erano comunicavano con questa zona, venivano tutti qui, si sedevano, parlavano e facevano la solita chiacchierata e nel frattempo facevano seccare le castagne. Voi vedete che è tutto nero dappertutto, perché per seccare le castagne ci vuole del fumo e creavano questo fumo per seccare le castagne, mentre passavano le giornate e così la parte più bassa, dove vedete a sinistra, era la parte dove tenevano gli animali, è la parte più sana della borgata. Gli animali una volta li tenevano nei posti più sani e loro dormivano dalla parte destra, dalla parte di qua, dove era più umido, però la vita loro era l'animale. E così andavano avanti per vivere e vivevano così, una volta era la sua vita. E questa è la casa dei chiodi, dove facevano le serrature. La borgata di Sant'Anna, tra Suana, è una delle borgate più grandi di Ponte. È situata tra il torrente Suana e la montagna di Frassinetto. È un'ottima posizione geografica e consente per questo di godere di un clima particolarmente tiepido. È costituita da alcuni nuclei abitativi più antichi intorno ai quali è sviluppata una discreta, diciamo, edilizia residenziale. Alcuni nuclei abitativi vengono chiamati cantun, conservano strutture di tipo medioevale e in cui le abitazioni si sviluppano attorno al cortiletti interni, l'era, dove si trovano quasi sempre fontane e lavatoi. Altri invece si snodano lungo il corso del torrente, risalgono il pendio della montagna e si sviluppano ai limiti delle zone. Ogni cantun ha un suo nome. Posso credere. Cantun hanno un nome, alcuni semplici, altri invece riferito al cognome di qualche antico proprietario, tipo i Bagat, i Craver, i Valer, Alfusiot, Fort, alcuni altri tipo Fort, perché c'era un forte di tipo difensivo e vi abitava alcuni un po' più forzuto, non si capisce bene qual è la situazione. O forte o... E lo stesso un'altra che si chiama Pasquer, qualcuno dice ma perché è per Pasqua, invece qualcuno diceva che ci abitava una bella donna di nome Pasqua, quindi prendetela come volete. L'unica piazzetta che si trova in questa borgata è intitolata Sant'Anna, che c'è la chiesetta, cioè dove mangeremo i primi antipasti. Nel corso degli anni la cappella ha subito numerosi interventi di restauro, hanno interessato il campanile che ora ha l'orologio che batte le ore e la facciata è arricchita da un pregevole mosaico e all'interno è stato posto un nuovo pavimento in pietra ed è stato ristrutturato il pregevole dipinto di Sant'Anna e Maria Bambina. La festa di Sant'Anna, come ormai sappiamo noi vecchi, come me, quando si andava a ballare a 18 anni adesso è più niente, quindi mi spiace per voi ma... Ad Oltresuana sono anche ubicati in via Frassinetto caserma dei carabinieri e il corpo forestale. Abbiamo la torre di Valperga e la torre di San Martino. Casati Valperga e San Martino. Valperga presero questa torre, San Martino questa e la torre dell'Aria. Ci fu un conflitto che durò tantissimi anni fra le due famiglie, benché erano cugini, e finché i Valperga, nella metà del 1350, minarono questa torre facendola saltare in aria. Una parte crollò e una parte è rimasta con quel piccolo spicchio di mura che vediamo ancora lì. In pratica queste due torri servivano come vedetta, serviva per vedere se arrivavano truppe nemiche dal fondovalle e comunicavano a tutte le altre torri che abbiamo in sequenza
fino alla torre di Sparone, alla rocca di Rerduino, in modo che le truppe si preparassero in caso di invasione nemica. Questa torre è alta 32 metri più 4 metri di fondamenta, che è fondata su un roccione, quindi dal livello terra è 36 metri. È suddivisa su più livelli, all'interno c'è un museo del territorio, fino ad arrivare al terrazzino panoramico, dove c'è un'ottima veduta di tutto il paese e si possono vedere, c'è una panoramica stupenda. Pont, siete già stati a Santa Maria, a una sua torre, alla Torre Ferranda e al Castrum Pontis. Questa atellaria era insieme al Castrum Pontis di proprietà dei conti di San Martino. Si dice in realtà che si vuole che siano state costruite da Rerduino intorno all'anno 1000, quando doveva presidiare l'assedio della rocca di Sparone. In realtà pare siano state costruite dai conti del Canavese, che poi si sono suddivisi a loro volta tra i San Martino e i Valperga, e diciamo che dopodiché hanno sempre litigato, hanno sempre discusso tra di loro, si sono sempre fatti la guerra, alleandosi nelle varie guerre nazionali e internazionali che ci sono state, chi con gli spagnoli, chi con i francesi, ma comunque sempre diciamo uno contro l'altro. La Torre Tellaria era posta di guardia alla Valle dell'Orco, sotto c'era un ricetto, il ghetto, il ghet, così chiamato, il ghet. Quello che vedete è frutto del restauro degli ultimi anni, prima è stata acquisita dal comune circa una decina di anni fa, poi sta restaurata così come lo vedete. E legata alla vicenda della torre c'è una leggenda, la leggenda di Madama Rua, che era una signora che abitava, si dice, dentro la torre. Si dice nessuno la conoscesse, si dice che andava in paese solo di rado, si dice che nessuno l'avesse mai vista in faccia, e si dice che al suo arrivo sparivano i bambini. Fino a quando uno di questi bambini è riuscito a liberarsi, ad andare a avvertire la sua famiglia. Si dice che che il papà e la mamma abbiano dato l'allarme a tutto il paese, che tutto il paese sia venuto in rivolta per prendere e per catturare Madama Rua, e si dice che una volta giunti sul posto Madama Rua non ci fosse più, ma che girassero dei corvi attorno alla torre. Oggi i corvi non ci sono, però ma c'è Madama Rua. Madama Rua! Madama Rua!